Anche se non siete appassionati di musica classica, una visita al Teatro dell'Opera di Budapest è una tappa quasi obbligata. Il Teatro dell'Opera di Budapest è uno dei maggiori esempi di architettura neorinascimentale. Si trova a Pest, in Andrássy út, il viale borghese patrimonio dell'UNESCO, ed elegante quartiere delle grandi marche della moda internazionale. E proprio di fronte al teatro si trova la fermata Opera della piccola metropolitana del millennio. Progettato da Miklós Ybl e costruito tra il 1875 e il 1884, il Teatro dell'Opera di Budapest è un edificio riccamente decorato ed è considerato uno dei capolavori dell'architetto ungherese. Ybl vinse il concorso per il progetto del teatro, sbaragliando la concorrenza tra gli altri anche di Imre Steindl, realizzatore del Parlamento ungherese. L'edificio costò moltissimo, pensate che l'auditorium è stato decorato con più di 7 kg di oro. Poi il teatro è arricchito all'interno e all'esterno da centinaia di statue dipinti. Di fronte alla facciata vi sono le statue di Ferenc Erkel, compositore dell'inno nazionale, e del compositore classico Ferenc Liszt, entrambe opere di Alojz Strobl. E poi le statue dei più grandi compositori del mondo, tra cui Mozart, Beethoven, Verdi, Tchaikovsky, che ornano la facciata principale. L'interno vanta un imponente atrio con una scala a doppia coda e colonne in marmo grigio di sostegno degli archi. Opere di celebri artisti ungheresi decorano l'interno del Teatro dell'Opera di Budapest. Bellissimi affreschi e statue rappresentano motivi mitologici, complessi mosaici simili a quelli greci coprono il pavimento. L'auditorium è dominato dai colori rosso e oro, tra la platea e i tre piani di galleria è in grado di ospitare quasi 1300 persone. Sul soffitto si possono vedere gli affreschi di Károly Lotz, raffiguranti l'Olimpo e gli dei dei greci. Un grande lampadario dorato pende dal soffitto. Durante la ricostruzione tra il 1980 e il 1984, il Teatro dell'Opera ha riacquistato il suo splendore originale, in occasione delle celebrazioni dei 100 anni della sua apertura. L'Opera di Budapest divenne ben presto uno dei luoghi principali della cultura europea. Ferenc Erkel, compositore dell'inno nazionale ungherese e fondatore dell'opera, fu il primo direttore. Anche Gustav Mahler ha diretto il Teatro dell'Opera di Budapest e Giacomo Puccini qui personalmente prese in mano la bacchetta per sue due opere.